Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 3. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti ad un'altra puntata di Mio Podcasting. In questo episodio, ultimo episodio della terza stagione, parleremo del fenomeno delle luci di Esdalen, sintesi dell'intervista al professor Erling Strand. Il link alla conferenza lo trovate in descrizione del file di YouTube che vi catapulta al mio blog di Paleo Contatto, dove c'è il filmato di YouTube in lingua inglese. Se non avete capacità di comprensione della lingua inglese, potete, diciamo, fruire in alternativa a questo podcast audio. Allora, nel primo sopralluogo fatto nel 1981 dal professor Erling Strand, vide per oltre un'ora una grossa luce pulsante molto strana che si muoveva lentamente, si fermava nella valle di Esdalen e da questa luce si staccavano oggetti luminosi e poi contemporaneamente si agganciavano a questa grossa luce luminosa altri piccoli oggetti luminosi. Gli stessi avvistamenti li fecero anche la popolazione di Esdalen molto tempo prima, che si era spaventata, si era rivolta alla polizia, ma questa non aveva risposte da dare. La stampa aveva iniziato a ridicolizzare la popolazione di Esdalen, la quale ebbe a chiudersi a riccio e non voleva più parlare con nessuno, nemmeno con gli scienziati, quando poi arrivarono sul posto. Poi piano piano la popolazione s'aprì, raccontò anche di aver avvistato degli UFO. Sono state osservate luci che si muovevano a scatti per lungo tempo e che poi all'improvviso le luci acceleravano a oltre 30.000 km/h, sparendo all'orizzonte. Poi sono stati osservati oggetti luminosi composti da altri piccoli oggetti luminosi e in varie occasioni dopo il tramonto queste luci si spengevano, ma i radar indicavano che sempre nello stesso punto c'era sempre lo stesso oggetto sospeso per aria, che era diventato nero e si era come mimetizzato con l'ambiente circostante. Sono stati osservati degli UFO a forma di sigaro oppure degli UFO ovali, che però in pieno giorno avevano un comportamento anomalo nella rifrazione della luce. Avendo la luce del sole alle spalle, stranamente la parte illuminata dal sole era scura, mentre la parte opposta, che avrebbe dovuto essere in penombra, era più splendente e luminosa. Non è noto cosa catalizzi l'interesse di queste luci misteriose nella piccola valle di Esdalen, di appena 15 km di lunghezza, circondata da monti e con un paio di laghi a nord e sud. È stato testato una volta sola su una luce misteriosa di Esdalen per 9 volte. Il test del laser. Un piccolo laser a bassa potenza ha illuminato una luce misteriosa di Esdalen. Questa, per 7 volte su 9, ha cambiato frequenza nella sua pulsazione luminosa. Poi le restanti 2 volte non è successo più niente. I geofisici stanno studiando la zona perché la ritengono interessante. Si stanno raccogliendo dati, ma al momento è alquanto improbabile che queste luci siano il risultato di una sorta di elettricità elettrostatica creata dai molti giacimenti metallici e dall'acqua, in riferimento alla teoria della batteria naturale nella valle. Tantomeno sono plausibili gli effetti dei possibili effetti solforici. Non ci sono dati. Inoltre, appunto, è improbabile che queste luci derivino da queste due cause, in quanto appaiono molto forti e hanno un'elevata potenza. Ce ne sono di 3 tipi di queste luci, come vi ho già detto, e soprattutto compaiono anche in luoghi molto distanti dai giacimenti minerari di rame e ferro oppure di solforati. Quindi questo farebbe ritenere la teoria della batteria della valle naturale di Esdalen alquanto improbabile. La fisica delle luci sembra che non abbia massa,
riescono a fare virate angolari e rapide accelerazioni che non potrebbero essere sostenute da un oggetto con massa, a meno per la fisica che noi conosciamo. Sappiamo però che questi lucci hanno una potenza, ossia emettono luce, anche per moltissime ore. Alcune sono molto forti, ma non si sa che cosa le possa alimentare. Sono stati osservati rumori di fondo sugli 8 MHz, mentre sono stati osservati bassi livelli di magnetismo, intorno ai 3 kHz, durante il volo lento o il galleggiamento di tali misteriosi lucci. Queste lucci hanno un basso livello appunto di emissioni elettromagnetiche, tuttavia possono influenzare l'orecchio umano, dando l'impressione agli osservatori di aver il mal di mare. Sono stati osservati flash blu e rossi, meno frequenti flash gialli. La spettroscopia sulle luci ha dato risultati continui, questo vuol dire che l'oggetto dovrebbe essere solido e sembra plasma molto caldo, ma questa è una contraddizione sia per le violente accelerazioni e le virate strette che tali oggetti sono capaci di fare, sia perché hanno altissime velocità ma non si percepisse nessuna variazione, diciamo, né nessun rumore, nessun bang supersonico, tantomeno si percepisce nessuna variazione termica quando si avvicina a questi oggetti. Uno di questi lucci è addirittura atterrato nella neve, ma non ha fuso niente di quanto era circostante, quindi è evidente che non può essere un plasma come noi lo conosciamo e non può emettere calore, altrimenti la neve si sarebbe sciolta. Ora, se pensate che i vari radar che studiano la situazione hanno tracciato tanti oggetti con a volte accelerazioni oltre i 30.000 km l'ora, senza però emettere nessun appunto bang supersonico, anzi nel più totale silenzio, la cosa appare strana e incomprensibile. Sono stati identificati dai radar forti rifrazioni che indicano la presenza di una massa, anche in oggetti neri e non visibili nella notte, quando appunto capita che alcuni tipi di luci si spengano e non siano più visibili ad occhio umano, ma tuttavia ci sono sempre, continuano a galleggiare nell'aria, continuano ad avere massa e sono fermi, diciamo spenti, e galleggiano, diciamo, sopra la valle in modo silenzioso. Dai dati delle letture della spettroscopia continua è emerso che queste luci contengono vari materiali, tra cui anche dello scandio. Questa è una cosa strana, perché lo scandio è un materiale raro usato sulla Terra nel settore aeronautico e spaziale. I militari hanno aiutato l'università che studia praticamente la valle di Stalin, aiutandoli appunto a costruire la Blue Box con tutti gli strumenti all'interno della stessa, che permette, diciamo, di rilevare dati. Anche a varie altre università nel mondo hanno aiutato, diciamo, lo studio di questo strano fenomeno. I ricercatori hanno utilizzato il termine luci di Stalin perché quando hanno iniziato lo studio non potevano parlare di fenomeno UFO nella comunità scientifica senza essere ridicolizzati. Allora hanno deciso di omettere la parola UFO sostituendola con il termine luci per cercare di coinvolgere altre università del mondo nello studio di questo strano fenomeno. Nessuno a tutt'oggi nel mondo ha idea di cosa stia succedendo in Stalin ed in altri luoghi sulla Terra che hanno eventi simili, come in Nevada o in Australia. Al momento non si ha modo di dire che, pur tuttavia, nonostante tutte queste strane anomalie, possano essere mezzi alieni. E qui finisce praticamente la sintesi della traduzione al professor Erling Strand. Io aggiungo che storicamente esiste una forte similarità delle luci di Stalin per colore, per forma, per capacità di volo e per accelerazioni, rientrano pienamente nella definizione dei Foo Fighter osservati durante la Seconda Guerra Mondiale dai bombardieri e caccia alleati. Un saluto, ciao, alla prossima.